Abbiamo perso bene, cioè, il risultato è giusto perché non abbiamo giocato bene, quindi abbiamo avuto una reazione troppo tarde. Abbiamo sprecato, penso che la partita l'abbiamo persa al primo tempo, poi il secondo tempo è stato così, hanno colpito subito con le prime due azioni loro, ma la partita è stata diciamo messa male, persa nel primo tempo, cioè, il primo tempo è stato fatto molto male dalla squadra. Beh, cioè, loro sono stati più bravi di noi e hanno giocato meglio, quindi bisogna anche battere le mani, ma poi non è tutto così drastico come la vedete voi, dal mio punto di vista. Poi, logicamente, ognuno ha il suo punto di vista. Che vuol dire non è così drastico come si vede? No, cioè, perché lui Perché parla questa è con... stata una grande Parla. umiliazione, È oltre stata alla un'umiliazione, è stata una partita persa. grande. È stata una partita persa, giocata male, nel quale io sono responsabile perché la squadra in campo la metto io, è tutto lì. Ma da lì a che sia, cioè, un'umiliazione, perché una partita di calcio dopo c'è le varianti, perché c'è stata anche la reazione della squadra. Umiliazione avrebbe se, è stato se la squadra ha giocato male, era ancora battuta e prendeva ancora di più gol. Quindi ha dimostrato almeno di avere l'orgoglio di voler far bene. Poi la partita è stata giocata male sul piano tecnico, è un altro discorso. Loro hanno vinto perché sono stati più bravi di noi. Hanno approfittato dei nostri errori, dei nostri problemi, di oggi che avevamo oggi. E quindi da lì a essere un'umiliazione io non sono d'accordo. Umiliazione è un'altra cosa. Vabbè, secondo lei è così, secondo me non è così. Ognuno ha il suo punto di vista, io lo rispetto, ma Loro non è così. giustamente dicono che è un'impresa storica, per loro se lo ricorderanno, sarebbe come un po' l'Arezzo, insomma, ovviamente andare a vincere, ma nel calcio succede anche questo. Però ecco, quello che è inaccettabile è l'atteggiamento della squadra per almeno un'ora. È Cioè, stato sbagliato il primo tempo, cioè, la squadra era molto concentrata, secondo me c'è stato sbagliato, cioè, questo fatto di giocare in casa era pesato, cioè, non c'è un'altra spiegazione, perché era preparata bene, la squadra era bene, aveva lavorato bene tutta la settimana, era pronta per fare. Poi la partita puoi vincere o perdere, non è questo il discorso, è il modo come la puoi vincere o perdere, è stato il primo tempo completamente sbagliato. quindi il fatto di Cioè, giocare in casa è detto? che può pesare, Che cioè può pesare? può darsi che sia stato questo, è l'unica spiegazione al di là, perché erano in 11 veramente che erano in grandi difficoltà, quindi è tutto lì, è stato un primo tempo completamente sbagliato. Primo tempo, quando li abbiamo aggrediti anche alla fine, abbiamo Sì, va detto bene, io che hanno sono d'accordo in problemi. tutto con te, cioè, sono Invece io il responsabile, è colpa mia, quindi basta, cioè, è tutto lì, se vuoi arrivare lì è la verità, no, perché io sono io non voglio l'allenatore. arrivare Sono lì. responsabile della squadra, è stato sbagliato il primo tempo, colpa mia. Hanno giocato male, colpa mia. Siamo stati umiliati, come ha detto il Signore, è colpa mia. Basta, è colpa mia. Io sono responsabile della squadra, è tutto colpa mia. Quindi adesso in poi vedrò io che devo fare per che questa situazione non succeda più. È tutto lì. Io ho le idee molto chiare, non è che, quindi, cioè, su tutte le Sì, cose. Poi, no, ma senti in discussione a questo punto, no? ma c'è in discussione, io non mi sento in discussione. Nel senso, io lavoro con tanta volontà, tanta voglia di far bene, cercando con grande professionalità. Questa è per me una dimostrazione anche, cioè io sto qua, io questo mese qua lo stipendio non l'ho preso. Sono stato l'unico che non ha preso lo stipendio. Perché io ho detto finché la squadra non vada come deve andare, io non prendo lo stipendio. Quindi io sto venendo qua pagando di tasca mia. Cioè, per renderti conto, Eh cioè, sì, ma come la situazione, a quanto ci tengo a far bene qua. Quindi, poi io domani, dopodomani, parlerò con il Presidente. Se loro ritengono che io posso essere la problematica, cioè io sono il primo a farmi un lato, perché io voglio il bene della squadra, voglio il bene del Presidente, di loro che sono amici, voglio il bene di tutto. Quindi, vabbè, dato qualche capaccione, tutte le cose credo, che o non hai sono giusto. andate in campo, che sono tante, logicamente, perché dopo una partita come quella sono tante. Sono cose che io me la devo vedere a quattro occhi con i miei giocatori. Certamente, Logicamente io non posso fare dire queste cose, non quello che sono io processi penso. questi, visto, né Quindi non ci sono scusanti, non ci sono alibi. Io sono responsabile della squadra, quindi la squadra perde, è colpa mia, è tutto lì.
Quindi figurate quanto amareggiato posso stare io. Cioè, io lascio mia moglie, i miei tre figli a Roma da sola, cioè, io lascio tutta una situazione familiare molto particolare, cioè, lascio grande disagio anche alla mia famiglia, quindi figurate quanto mi rode il culo a me di perdere. Quindi, cioè. Secondo me, cioè, per come hanno lavorato tutta la settimana, per come sono arrivati a questa partita, quello che ti ho detto prima, che sono arrivati molto bene, sul piano anche psicologico, se veniva una vittoria, un'amichevole fatta bene. È stata una cosa impegnativa, ma può pesare gli ultimi 20 minuti. Infatti noi siamo andati bene gli ultimi 20-25 minuti, cioè al contrario di quello che doveva essere. Quindi io su questo aspetto no, non direi che è stata l'amichevole. La spiegazione forse più, perché dopo a caldo, cioè, a volte uno fa fatica a ragionare, è che era una partita da vincere a tutti i costi, giocata in casa, e forse è pesata questa responsabilità, perché dopo il 3-0, quando già ormai era tutto perso, c'è stata una reazione. Poi, al di là del gioco, se è fatto due gol, si poteva pareggiare, si poteva fare il 3-3. Addirittura, ti dirò di più, se si pareggiava prima, anche se poteva anche vincere la partita, perché ormai era diventata... però cioè, è stato questo, secondo me, non c'è un'altra spiegazione, perché la squadra è arrivata bene, preparata bene in tutti gli aspetti a questa partita. Senti, se dovessi giocare a questa partita, rimetteresti in campo la stessa formazione? Dopo una partita giocata è facile dire, capire certe cose, è logico, no? Quindi sarebbe troppo facile fare così.